Grazie a tutti di essere qui quest'oggi. Saluto. Il microfono. Mi sentite? Ah, sì. Daniele Catalani. Grazie a tutti di essere qui. Saluto l'assessore Aguzzi, il sindaco di Jesi, il colonnello Brunetto e Massimo Rocchi, il dirigente della formazione. Siamo qui oggi per questa manifestazione e quindi diciamo, grazie a tutti di essere intervenuti e ringrazio le autorità che sono qui. Lascio la parola direttamente a Massimo, così almeno stringiamo un pochettino i tempi. Facciamo l'assessore? Assessore? Sì. Assessore, te il saluto. Possiamo, mentre parliamo, scusate, facciamo finta di essere al bar, almeno quando parliamo, se siamo al bar, possiamo prendere il caffè senza mascherina, non per sottovalutare la cosa, ma mentre parliamo, poi la rimettiamo. Intanto, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, Catalani, che non ci conoscevamo, se non sbaglio. Ricordo però, esatto. Poi ho piacere di essere vicino al sindaco, ovviamente, che è un amico che conosco da tempo e che ogni volta che lo vedo è un piacere perché c'è una grande stima nei suoi confronti da parte mia. Conosco il colonnello col quale prima abbiamo parlato di grandi strategie europee, sperando nella pace, ovviamente. Rocchi, non ho bisogno di salutarlo perché lo vedo ogni giorno. E mi fa piacere essere qui. Guardate, io tendenzialmente, e me ne sono testimoni anche i miei collaboratori, non ho mai modo e tempo di mettere il naso fuori dall'ufficio. Cioè, ho 14 deleghe, cioè ci sono 3.000 robe tutti i giorni, non ce la fai mai a fare una visita anche molto piacevole tipo questa. Non ce la fai proprio fisicamente, praticamente. In queste ore, nonostante che forse sono ancora più caotiche, sono anche assessore alla protezione civile, quindi con i profughi in queste ore, tutto un susseguirsi di iniziative, di incontri e quant'altro, proprio l'ho voluto fare, non è che ho chiamato Rocchi l'altro giorno perché doveva essere la settimana scorsa, poi è saltata, dico guarda, facciamola sta cosa, perché serve a me stesso probabilmente, anche psicologicamente, cioè un momento di difficoltà come questa, dove usciti da una pandemia, sperando usciti da pandemia, perché mi pare che i segnali non sono belli neanche solo da quel punto di vista in queste ore, cioè uscendo un po' di crisi, ritrovarci appieno in una crisi drammatica, che noi abbiamo come risvolto economico e conseguentemente sociale, poi c'è il risvolto umano che è ancora più terribile. E io non sono un tifoso da stadio, eh? Non dico colpe di Tizio, colpe di Caio. Le guerre per farle terminare non bisogna iniziarle. È l'unico modo per terminare le guerre è quello di non farle iniziare. Perché quando poi iniziano non è colpa di Tizio o di Caio, quando poi iniziano è una tragedia per chi per chi le vive, purtroppo. Ecco, proprio in questo momento dico, metto il naso fuori, vado a vedere un attimo il territorio, vado a incontrare persone e vado a incontrare le persone che, tramite anche il nostro lavoro, tra virgolette, il nostro contributo, dico nostre istituzioni, nostra regione, nostro centro per l'impiego, nostre attività, tramite i nostri enti accreditati, iniziano un percorso che è uno dei percorsi più interessanti che noi riusciamo a mettere in campo, quello appunto di inserire questi ragazzi attraverso enti accreditati, anche verso le aziende, fargli imparare dei lavori, dei mestieri, tra virgolette, che spesso non vengono più insegnati tramandandoli, no, magari da padre in figlio attraverso le officine, perché oggi giustamente, e ci mancherebbe tutti scolarizzati, saltiamo quel livello lì, arriviamo che siamo molto preparati su cose che servono. Ma ti hanno fatto perdere la praticità del lavoro che prima imparavi, magari quando ero ragazzo io, voi non eravate nati nessuno, imparare finendo la scuola a 14-15 anni, andando poi a lavorare e lì imparavi. E gran parte della nostra oggi classe dirigente d'impresa nelle Marche viene da quell'area lì. Se gli chiedete che scuola hanno fatto, la terza media, spessissimo, o poco più, perché a 13-14-15 anni all'epoca, 40-50 anni fa, andavano a lavorare, imparavano un lavoro, a poco poi mettevano su per conto loro, poi prendevano una persona, poi si mettevano a socio e così via. E oggi ci sono tante imprese e l'impresa marchigiana diffusa è nata con questa specificità. Si è persa a causa della crisi, si è persa a causa di una serie di situazioni. Io credo che ci sia in questa regione un terreno talmente fertile per incoraggiare tanti a intraprendere percorsi,
però dobbiamo metterli in condizioni di saper operare anche nella praticità, non solo nello studio, nell'innovazione, nell'informatica, che è fondamentale ovviamente, nella digitalizzazione eccetera, ma anche le mani, saper dove poter toccare un quadro elettrico senza rimanerci ammazzato, o come poter utilizzare un tornio, o come poter fare qualche altro tipo di lavoro che tendenzialmente non si trova più. Non per niente la formazione duale, quella che si fa scuola, lavoro, alternanza, tirocini eccetera, sono il modo migliore per i nostri ragazzi per trovare lavoro. Sono il modo migliore per trovare lavoro. Lavoro spesso anche qualificato. Spesso anche qualificato, perché poi, scusate, ma ve lo dice uno che ho avuto per molti anni una serie anche di incarichi politici, ma io quando facevo il sindaco a Fano ero in aspettativa della ditta Profiglas di Fano, dove ero operaio metalmeccanico terzo livello, diventato quarto livello proprio alla fine, come dire, lavoravo in fonderia, per capirci, con la tuta tutta sporca, facevo i turni 24 ore su 24, cioè sappiamo un attimo cosa vuol dire anche il lavoro manuale. Spesso si perde, spesso questa cosa non è più sentita, la dignità del lavoro, noi dobbiamo rivivere e sentirci addosso la dignità del lavoro. Tutti i lavori sono dignitosi. Il chirurgo che salva vita è ovviamente un signore, ma lo spazzino che pulisce bene la piazza è un signore altrettanto, perché ha pulito bene un luogo che viviamo tutti. Quindi la dignità del lavoro, questo va insegnato, va reinserito, va rivalutato attraverso questi corsi, dove i ragazzi si sporcano anche le mani nel lavoro. Non per niente ci sono le dette che cominciano a chiamare dicendo: quanti ne escono, quanti ce ne abbiamo, uno mi serve, perché succede questo in questi casi. Quindi ecco, questa cosa di essere qui oggi non per dar più importanza di quella che ha, perché io valgo esattamente come ognuno di voi, anche di meno di molti di voi probabilmente, però vuole essere proprio anche un segnale oggi di dire: c'è qualcosa di importante nel quale dobbiamo impegnarci e dobbiamo spenderci, che va al di là di quello che guardiamo la sera dal salotto di casa nostra tifando per chi sta da una parte o dall'altra in Ucraina. Cioè, dai divani non si fanno le rivoluzioni, dai divani non si fanno le strategie. Le strategie si fanno stando sul campo e facendo le cose utili a tutti quanti, come quelle che stiamo facendo, credo, qui in questo momento, tramite il nostro centro per l'impiego, tramite i corsi formativi, tramite gli enti accreditati e tramite anche gli amministratori locali, che sono sempre tanto bistrattati, ma in prima linea sempre su ogni cosa. Quindi complimenti, complimenti a chi termina, in bocca al lupo chi inizia e un in bocca al lupo ovviamente a tutti quanti noi. Sindaco, passo il microfono per un saluto. Intanto mi unisco ai saluti e agli attestati di stima. Sono venuto molto volentieri oggi anche proprio per dimostrare una stima vera nei confronti dell'assessore, che nasce da conoscenze di qualche anno fa e che dimostra, lo ha fatto anche oggi, la capacità di saper far politica ma in maniera concreta, che credo sia un aspetto fondamentale di questi tempi, cioè poche chiacchiere ma fatti, che credo sia l'aspetto fondamentale. Mi unisco al suo pensiero dicendo che queste sono, noi ospitiamo fisicamente questa struttura che è accreditata a livello regionale, ma ne comprendiamo tutti la grandissima importanza, proprio perché, come veniva già accennato, servono figure professionali che vengono formate anche all'interno di questa struttura, figure professionali che in generale è molto difficile trovare sul mercato. Dunque un'iniziativa che forma persone che poi, me lo diceva anche prima il dirigente, trovano immediatamente collocazione nel mondo del lavoro, che significa poi garantire la dignità delle persone. Senza lavoro non c'è dignità, e qualsiasi lavoro ha una sua intrinseca dignità, qualsiasi tipo di lavoro, anche quello manuale, che tra l'altro in molti non sanno assolutamente più fare. Dunque l'importanza di formazione finalizzata a questo è enorme. Dunque ecco, mi unisco ai ringraziamenti, ai complimenti a chi ha finito il corso. Anch'io auguro a chi sta iniziando i corsi di terminare al meglio, di trovare immediatamente una collocazione nel mondo del lavoro.
Grazie. Un saluto anche del colonnello Brunetto e la collaborazione con il protocollo, ecco, d'intesa che abbiamo come Regione Marche con l'esercito italiano. Buongiorno a tutti, io ringrazio la Regione nella figura dell'assessore, Regione con la quale noi collaboriamo proficuamente per trovare lavoro ai militari, ai nostri militari che per varie ragioni non hanno vinto un concorso e quindi non sono rientrati nei numeri stabili, nei numeri in servizio permanente dell'esercito. A questi ragazzi noi diamo l'opportunità di partecipare a dei corsi e grazie a corsi come questi, grazie all'azione molto importante della Regione Marche, noi siamo riusciti a diplomare diversi militari, ora in questo corso diversi ex militari. Questo corso che è appena terminato, in concreto no, perché i posti erano abbastanza limitati, anche se abbiamo avuto l'occasione di diplomare uno dei nostri militari in servizio permanente che quindi potrà proficuamente essere impiegato all'interno delle nostre caserme. Però io non posso che associarmi alle parole dell'assessore nel dire che l'unico modo per uscire dalla crisi sociale nella quale ci troviamo è quello di procurare lavoro ai nostri giovani, insegnando loro a fare ciò di cui c'è bisogno. Non c'è bisogno soltanto, c'è bisogno anche di quelli, ma non c'è bisogno soltanto di persone che stiano in ufficio, c'è bisogno anche di qualcuno che si sporchi le mani. Quindi benvengano questi corsi e ancora grazie alla Regione e al Centro per l'Impiego. Grazie. Io sono Rocchi Massimo, il dirigente della formazione professionale. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Allora, ci teniamo particolarmente a far conoscere queste attività che la Regione Marche sta realizzando un po' su tutto il territorio regionale, proprio perché questa è la formazione professionale. Quindi siamo su un filone distinto rispetto all'istruzione, quindi del Ministero come competenza. La Regione ha la competenza appunto su queste attività che, come avete potuto vedere, ci mettono molto in contatto con il mondo del lavoro e quindi con la possibilità di un facile e immediato inserimento occupazionale. Oggi qui presentiamo tre tipologie di corsi, ma sappiate che l'offerta formativa regionale è molto ampia, anche con tipologie di corsi differenti. Oggi abbiamo visto i laboratori e delle attività formative che si riconducono a mestieri tradizionali. Questo perché lo sottolineo? Perché innanzitutto c'è una forte esigenza del tessuto produttivo locale, territoriale. La presenza qui al Centro per l'Impiego con il collega Daniele Catalani, che ringrazio per la collaborazione continua che mettiamo insieme tra la parte della struttura della formazione e il Centro per l'Impiego, e qui è molto operativa, perché quando, questo è importante e cerco di farvelo capire, quando pubblichiamo un avviso per l'iscrizione di un corso di formazione è fondamentale la collaborazione con il Centro per l'Impiego, perché ci fa da mediazione tra l'attività formativa e le imprese del territorio, quindi la possibilità di trovare un bacino di utenza, quindi prevalentemente di soggetti disoccupati, in modo tale da incrociarli con le esigenze occupazionali delle imprese del territorio. Abbiamo tutta una serie di filoni formativi, poi non voglio dire più avanzati, ma di differente tipologia, come ad esempio tutta la parte tecnica degli ITS e degli FTS, dove stiamo andando a sviluppare tutta una serie di professioni e professionalità nuove. L'altro giorno eravamo a Fano a presentare una serie di corsi sul turismo, sull'attività formativa del turismo, sulla produzione dei reels, sulla produzione delle attività degli influencer, sulla parte dei globetrotter del futuro.
far capire proprio come alcune professioni stanno mutando e quindi vi è la necessità anche di adeguare le figure professionali al mercato del lavoro. Quello che oggi presentiamo qua sono tre corsi di formazione. Un corso si è già concluso, è quello di elettricista. Abbiamo utilizzato i laboratori che avete visto poco fa, e altri due corsi invece che sono in partenza: il tecnico meccatronico e poi il disegnatore meccanico. Io adesso darò la parola ai tre rappresentanti degli enti di formazione per fare una breve sintetica presentazione dei tre corsi e illustrare le attività appunto che sono state realizzate e che quelle nuove che verranno appunto avviate da qui ai prossimi giorni. Allora, iniziamo da il corso di elettricista, installatore, manutentore, impianti elettrici, ecco, per la definizione completa del corso. Do la parola a Nicolò Urbinelli dell'ente di formazione Agora. Vieni pure, Nicolò. Salve, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio a Daniele Catalani, direttore del Centro per l'Impiego, per averci invitato, il dirigente, l'assessore, il sindaco e anche il generale, il colonnello, perché comunque siamo in un momento importante, secondo me, in quanto la diffusione dei risultati di un corso, quello di corso per installatore, manutentore, impianti elettrici, è un corso che comunque ha avuto luogo qui, al Centro per l'Impiego, quindi con sede, diciamo, in questa struttura, e abbiamo utilizzato i locali attrezzati proprio che abbiamo appena visto qui della sede. Il corso è un corso di qualifica di 500 ore, in cui 300 ore di aula, 200 ore di stage, ha permesso proprio di qualificare 17 allievi. 17 allievi che avevano competenze diverse, quindi avevamo allievi che già lavoravano in ambito comunque di pertinente a quello che è stato il corso, e da lì invece che erano disoccupati. Questo progetto formativo è nato da un'analisi dei fabbisogni della regione, dei fabbisogni dei centri per l'impiego, e diciamo quindi un'analisi pertinente è stata la soddisfazione del corso. Abbiamo utilizzato e abbiamo impiegato e collaborato con tantissime aziende, tantissimi esperti, insegnanti che abbiamo qui oggi tra noi, che hanno collaborato nella trasmettere le loro competenze, le loro conoscenze ai ragazzi. E al termine di questo corso, abbiamo detto 17 allievi sono stati qualificati. Oggi, dico questo, che oggi 6 allievi hanno trovato lavoro avendo svolto il tirocinio presso l'azienda, e quindi da lì è scaturito un contratto di lavoro. Altri già lavoravano, infatti questa mattina non sono presenti perché naturalmente già lavorano, e solamente 4 abbiamo ancora in disoccupazione, mentre altri ancora stanno effettuando dei colloqui. Settimane scorse abbiamo avuto io con la mia collega Tamara, che qui a fianco a me, che è la coordinatrice del corso, abbiamo avuto dei colloqui con delle aziende che stanno ricercando personale, come prima diceva anche l'assessore, ci stanno chiamando, ricercando personale perché non ce l'hanno e non ce l'hanno qualificato. Quindi hanno cercato noi, diciamo, proprio abbiamo fatto proprio un colloquio la settimana scorsa con un'azienda che cercava non una persona, ne cercava 5 o 6 di persone, diciamo proprio di elettricisti, per poter impiegare nella loro attività. Quindi ecco, questa per dimostrare proprio l'importanza di questo percorso, che alla fine quindi ecco riesce ed è riuscito, secondo me, a far sì che le persone, diciamo, che allievi che hanno partecipato, disoccupati, oggi si trovano occupati, e coloro che erano occupati ma lavoravano, diciamo, sempre nell'ambito, hanno potuto anche riqualificarsi e migliorare le loro potenzialità, le loro capacità, perché anche questo è non solo quindi una qualificazione, diciamo, per coloro, diciamo, che non avevano nessuna esperienza, ma una riqualificazione per coloro invece che avevano già delle competenze.
possiamo passare, diciamo, non so se... Sì, facciamo la presentazione degli altri, due corsi. Allora, cedo la parola ad Annalisa Carancini, ente di formazione Imprendere, un ente di formazione di emanazione dell'associazione di categoria Confartigianato, per la presentazione del corso di tecnico di meccatronico. Allora, a breve, grazie appunto alla Regione Marche, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, partirà presso il Centro per l'Impiego di Iesi questo corso di qualifica, che è il corso tecnico meccatronico delle autoriparazioni. È un corso che inizierà il 28 marzo. Ad oggi abbiamo 15 allievi iscritti, ma le iscrizioni sono ancora aperte fino al 21 marzo, perché è possibile inserire altri 5 allievi come uditori. E è un corso che prevede 3 incontri settimanali e si concluderà a dicembre. E il corso è prettamente pratico, in quanto ci sono 500 ore totali di corso, di cui 246 ore di laboratorio pratico e 100 ore di stage presso le aziende. E i moduli pratici saranno tenuti in codocenza con docenti appunto esperti, mentre quelli teorici sono tenuti da ingegneri. E al termine di questo corso c'è un esame finale di 10 ore, al termine del quale si ottiene una qualifica, che è la qualifica di tecnico meccatronico delle autoriparazioni. A seguito di questa qualifica, con almeno un anno di dipendenze come operaio qualificato presso un'autofficina, si può proprio aprire un'attività in proprio. Questo lo vorrei sottolineare perché è proprio importante, in quanto come Confartigianato vorrei sottolineare l'importanza di formare figure professionali di questo tipo, perché per i mestieri artigiani ci sono ancora interessanti spazi occupazionali. E da parte del mercato c'è una difficoltà proprio a reperire queste figure professionali, quindi vorrei sottolineare proprio l'importanza di continuare a fare formazione di questo tipo per apprendere un mestiere che concretamente è necessario per cui ci sono ancora spazi, insomma. Grazie. Posso dire, allora, la particolarità di questo corso è che è un corso regolamentato, quindi è una formazione regolamentata, per cui chi vuole essere il responsabile tecnico di officina deve per forza frequentare un corso di formazione che ha la durata di circa 500 ore e poi avere la possibilità di essere il responsabile tecnico dell'officina. Molte professioni si stanno orientando a livello normativo su questo tipo di figure, responsabili tecnici, il gommista, il carrozziere e tante altre professioni che comunque adesso sono molte le professioni regolamentate. Sì, allora concludiamo la presentazione dei corsi con il terzo di disegnatore meccanico, la parola a Vincenzo Paoletti dell'ente di formazione Digital Smart. Grazie. Grazie a tutti per questa opportunità, saluto anch'io i presenti e volevo dire delle cose importanti riguardo questo corso, considerando che ci troviamo a Digital Smart, è una società di Fano e di Iesi, ha sede in tutte e due le città e abbiamo molta attenzione su questo distretto produttivo. Considerate che Iesi all'inizio del Novecento veniva chiamata la piccola Milano. E qua questo distretto della meccanica è rimasto forte in tutti i periodi, anche nel periodo di peggiore crisi, e sta andando forte anche in questo momento. Ed è un settore che è in grande espansione, ma anche in grande evoluzione. Noi abbiamo visto dei torni là dove è importante saper mettere le mani, ma è altrettanto importante star dietro anche alle tecnologie. Oggi i telegiornali ce lo ripetono ormai quotidianamente, il costo del lavoro è sempre più alto, ma il costo delle materie prime è ancora più alto. Se non vogliamo andare impedire alle aziende italiane di andare all'estero, dobbiamo rinnovarci con le competenze, con le tecnologie. Le aziende lo stanno facendo, stanno comprando macchinari nuovi, si stanno adeguando a quella che si chiama l'industria 4.0. Dobbiamo formare delle persone altrettanto competenti per stare al passo con questi tempi. E all'interno, ad esempio, di questa struttura, che è stata sempre un punto di riferimento in tutto il distretto, è un laboratorio che ci permette di fare questo. Quindi c'è il passato, ma c'è anche il presente. Parlo velocemente del corso.
corso di disegnatore meccanico, lo dice la parola stessa, è un progettista dell'ambito del settore meccanico, che è il distretto più importante delle Marche. È molto ricercato perché oggi la tecnologia, come dicevo, guarda più alla tridimensionale, è cambiato completamente il paradigma, la modalità di progettare. E all'interno di questo corso proprio si apprendono queste tecniche nuove che sono indispensabili proprio alle aziende per adeguare le produzioni a quello che è il mercato. Il corso dura 500 ore, è anche come gli altri è aperto a occupati e disoccupati. La scadenza delle iscrizioni è il 20 marzo, abbiamo già 15-16 iscritti e c'è ancora tempo, diciamo, per raggiungere il limite delle 20 persone, che è il massimo che possiamo ospitare. La durata, come dicevo, è di 500 ore, 300 ore si faranno principalmente in laboratorio e in aula, quindi ci sarà tantissima formazione pratica, e 200 ore saranno in stage aziendale. Aziende che ovviamente sono il territorio, considerate che ormai noi agenzie formative riceviamo telefonate dagli imprenditori anche di domenica, perché sono figure che siamo sempre più carenti, sia disegnatori nuovi, cioè persone che magari si devono inserire nel mondo del lavoro, quindi disoccupati, studenti, ma anche in un'opportunità di reskilling, cioè la possibilità di persone che hanno lavorato nel settore di crescere e di conoscere queste competenze nuove che sono molto molto ormai indispensabili. Volevo spendere due parole sul discorso della presenza in azienda. È stato un po' demonizzato questo discorso di fare gli stage, ma tenete conto che è fondamentale, ne parlava prima anche con l'assessore, cioè dare l'opportunità alle persone di entrare in azienda è indispensabile, perché meglio che in azienda non si apprende da nessuna parte quali sono le vere competenze che servono agli imprenditori, e soprattutto è il trampolino di lancio, perché molte delle persone che vanno a fare lo stage, e anche opera nostra saperli indirizzare nelle aziende giuste secondo anche quelle che sono le aspirazioni della persona, del singolo, è il trampolino di lancio, che questo spesso corrisponde al termine dello stage anche a un'assunzione, e vi garantisco che le richieste di questo personale in questo momento sono addirittura ben superiori ai numeri che noi riusciamo a portare sul mercato. Di nuovo ringrazio tutti, passo la parola al direttore. Allora, per concludere questa mattinata, abbiamo da parte dell'ente di formazione Agorà alcuni attestati del corso di installatore. Dico alcuni perché, come diceva Nicolò, alcuni allievi che hanno partecipato al corso stanno lavorando e quindi non sono potuti venire. Quindi facciamo una consegna, io te li do a te Nicolò. Puoi chiamare gli allievi che sono qui presenti al corso, e poi l'assessore e il sindaco fanno la consegnata qui degli attestati. Partiamo da Bossone Dario. Poi Grezza, Ernik. Quercio Giulio Vladimir. Eccoci, grazie. Vladimir, piacere. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie tanto. Abbiamo Pier Giovanni Roberto. Buongiorno.
Sartori Gilberto, poi abbiamo Alissa Nidal. Germini Maurizio. Sindaco, hai un po' Maurizio. Bene, ci siamo. Grazie a tutti per la partecipazione. Le attività formative della Regione Marche andranno avanti, quindi invito tutti quanti, ecco, a fare attenzione agli avvisi che emaneremo da qui ai prossimi mesi, perché ci saranno tante opportunità formative per poter riqualificare o aggiornare chi già lavora e comunque garantire l'occupabilità dei nostri concittadini marchigiani. Grazie.